Eccoci con Almanacco Azzurro. Allora, caro Federico, cosa hai in serbo per noi? Allora, cari amici dell'Almanacco Azzurro, noi facciamo sempre un parallelo dei giocatori che hanno vestito le rispettive maglie e prima di tutti dobbiamo inserire Fabio Quagliarella, che è stato attaccante di entrambe le squadre con alterne fortune, Vero? e poi adesso lo vediamo nella casacca della Sampdoria, perché pare che anche a Torino i tifosi abbiano avuto da ridire. Mi dispiace un po' perché questo attaccante, diciamo, nella sua fase in cui è sbocciato, tutte le squadre in cui lo ha militato puntavano su di lui, poi c'è sempre stata qualche parolina di tono forse caratteriale per il giocatore, o non si è capito con le rispettive società, per cui ha questo, diciamo, questo curriculum molto cambiato, perché ogni stagione lo troviamo con una saccatacca diversa. Altri giocatori delle rispettive squadre, noi ricordiamo Blaine Denayly, che è stato, diciamo, un giocatore che quando stava nel Torino, cioè, si segnava spesso contro, poi ce lo siamo comprato, ha reso per quelle sue stagioni, poi per necessità, poi il Napoli lo ha cambiato per migliorare il suo ruolo e ha fatto perdere i consigli. Poi Demailly ha avuto alterne fortune fino a Federpace, poi al Genoa. Altri giocatori storici, noi ricordiamo anche Luciano Castellini, detto il Giaguaro, che difendeva la porta del Torino egregiamente e poi ha militato nel Napoli. E poi ci sono anche, diciamo, dei giocatori che praticamente erano stati dati al Napoli quest'estate e non si sono concretizzati, tipo Esatto. Maksimovic, che il presidente Caio fino all'ultimo non ha voluto dare, che poi ci danno diciamo, in trattativa, anche perché questa stagione si è rivelata un attimino di alterne fortune, per il Covaldifiori, che pare essere una pedina appetibile dal Torino Calcio. Per il resto, queste, diciamo, erano i paralleli tra le due squadre e